Un paziente che deve affrontare un ciclo di chemioterapia e soprattutto un paziente che lo deve affrontare per la prima volta, è bene che lo affronti nella maniera migliore, in quanto si sa che i pazienti che già sono stati trattati hanno problemi legati anche al vomito anticipatorio, a meccanismi psicologici che si sono sviluppati con l'esperienza. Per cui per evitare che un paziente che per la prima volta affronta questa esperienza, si armi in maniera tale da non avere problemi per i primi cicli, in maniera tale da non averli poi neanche successivamente. Le donne sono più esposte rispetto agli uomini, forse per motivi di ordine ormonale, le persone più giovani sono più esposte rispetto agli anziani, però dal punto di vista medico gli oncologi già negli schemi di chemioterapia somministrano farmaci che sono in grado di governare il fenomeno della nausea e il vomito in maniera quasi pari all'80%. Per non fare proprio questa esperienza o per limitarla proprio al minimo, bisogna però che anche il paziente si aiuti e si aiuti adeguandosi a delle regole, di tipo alimentare. Quindi qualche giorno prima e qualche durante, ovviamente, e qualche giorno dopo la chemioterapia, deve cercare di assumere quantità di cibo non eccessive, cibi non colecistocinetici, ovvero cibi molto grassi, formaggi, latte, formaggi molto freschi, mentre vanno bene i formaggi un po' più stagionati, lo yogurt che il latte è già digerito, uova, fritti assolutamente no, ma cibi conditi semplicemente, verdura, pasta tendenzialmente poco brodosa, perché anche il liquido fa il volume del vomito. Questo non vuol dire che non bisogna bere, assolutamente no, bisogna mangiare frutta, verdura, ma non assumere eccessive quantità di acqua. In questo modo, con i presidi farmacologici e con questi accorgimenti dietetici, è possibile fronteggiare in maniera più completa questo tipo di problema. Per esempio, un paziente pretrattato ha percentualmente una maggiore possibilità di avere questo tipo di problema, perché appunto rientrando nel meccanismo del naso e vomito a livello centrale, e quindi ci sono anche fenomeni di memoria, si può collegare, che ne so, il ciclo di chemioterapia a un particolare colore, a un particolare odore, a un particolare sapore, e avere il cosiddetto vomito anticipatorio. Quindi anche solo a vedere un colore, a vedere un sapore, una flebo, il paziente può vomitare prima ancora di fare la chemioterapia, proprio per il ricordo, se ha avuto una brutta esperienza. Quindi è molto importante premedicare e assumere tutte le precauzioni possibili e immaginabili proprio durante il primo ciclo di chemioterapia, quindi avere questi accorgimenti verso i pazienti naive, cioè mai trattati, in maniera tale che se questi non hanno una brutta esperienza, successivamente possono tollerare la chemioterapia in maniera soddisfacente.